giocato contro due squadre che lottano come noi per il pre-playoff, abbiamo avuto 6 punti, il massimo che potevamo fare, siamo contenti. La svolta della partita è stato forse il gol che avete subito. Nel momento in cui avete preso il gol, la squadra si è caricata ancora di più. Sì, avevamo bisogno forse di una scossa, l'abbiamo avuta. Abbiamo, prima ci hanno a loro annullato un gol, poi abbiamo subito un gol, è stato un po' un allarme. E da lì poi abbiamo tutto sommato gestito tutto l'arco della partita. Tu stai giocando tante partite con i Ticino Rockets, sei rientrato, hai fatto fatica a ingranare oppure nessun problema? Beh, chiaramente il livello è molto più alto qua, però non è la mia prima volta che gioco qui, quindi mi sono adattato abbastanza velocemente. Come vedi l'inserimento di questo difensore nuovo che è arrivato, che sembrava essere sulla carta un giocatore che doveva fare soltanto la fase difensiva, invece in due partite ha messo già insieme due doppiette? Sì, è in fiducia, lo si vede, è un giocatore molto solido in zona difensiva, ma non per questo non vuol dire che non può andare in avanti e fare dei punti. Al rientro del campionato c'è subito questo Losanna-Lugano, che potrebbe essere una partita che, se si porta a casa, si caccia via una delle 7 pretendenti a uno di quei 4 posti. Ma direi facciamo come siamo andati adesso, c'è sempre comunque partita per partita, c'è ancora diverse partite da giocare, quindi magari meglio se siamo calmi, ci concentriamo sul nostro lavoro che abbiamo da fare e poi sono convinto che possiamo fare dei buoni risultati delle ultime partite. Pensate di aver riabbracciato i tifosi dopo questo weekend con 6 punti? Si tornerà a vedere un po' di pubblico ancora un pochino più caldo qui alla Core Arena? Speriamo di sì, non è solo un weekend, penso un po' l'impegno e la grinta che fai vedere ogni sera, no? Quando ti metti in campo, dopo è chiaro, alla fine dobbiamo curare un po' con per noi, però alla fine penso, o sono convinto, che quando ti mostri che vuoi lavorare, vincere, ti metti l'impegno al 100%, che dopo hai sempre il sostegno dietro te, quello tocca a noi di dimostrare quello ogni serata, e dopo, chiaro, i tifosi qua sono caldi, possono sempre fare la differenza. Ma che è cambiato, penso, sicuramente cambiato, ma credo che sia anche normale. Quando cambi la persona alla guida di una squadra, per forza la squadra cambia, no? Cambiano le idee che ci sono in cima alla squadra, cambiano magari le cose che fai giornalmente, cambia il sistema di gioco, quindi cambiano diverse cose. Quando ci siamo incontrati la prima volta tutti noi, cos'era, più di 3 mesi fa, Ugo, no? Sì, esatto. Credo che una cosa che abbiamo predicato era la pazienza, il fatto che c'erano tanti cambiamenti, il fatto che era un momento anche difficile, sensibile della squadra, ma anche in generale dell'organizzazione, e quindi penso che adesso pian pianino stiamo andando nella direzione in cui vogliamo andare, ma dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione, credo che questa sia la cosa importante. E ti spiace che ci sia questa pausa di 10 giorni ora? Ah, penso che la pausa non arriva mai al momento buono, no? Hai sempre un modo per reclamare della pausa, chiaramente abbiamo 8 giocatori che vanno via, quindi questo non è sicuramente il modo ideale per lavorare, però possiamo recuperare le energie e possiamo comunque fare un buon lavoro per prepararci in questo finale di stagione, che sarà una battaglia.